innanzitutto proprio perché, come appunto detto Luca, l'anno scorso ero una partecipante, quest'anno quando ho saputo di essere stata scelta come presentatrice non ho potuto che accettare con tanto orgoglio e felicità. Ecco, questa è la prima cosa che ti voglio dire, sono felicissima di essere qui. Anche perché comunque sono affezionata molto anche alle persone che ci lavorano. Per quanto riguarda la mia carriera... Ci sono state delle evoluzioni straordinarie. Esatto, esatto. Io parto dal teatro qualche anno fa, sono arrivata al web. L'anno scorso ho voluto fare il contrario, volevo dal web tornare a teatro. E quest'anno insomma è stato un anno molto pieno di impegni. La mia ultima esperienza televisiva è stata Avanti un altro, la prossima sarà su Rai 1, un programma dal 12 giugno, quindi così qualora aveste voglia di vedermi dal 12 giugno su Rai 1 con un nuovo programma, si chiamerà Con le brave ragazze, dove sarò Angelica Massera, cioè la colei che fa video e che ironizza le donne e dei difetti delle donne, insomma parleremo di tanti argomenti e ci sarò sempre io che farò quello che faccio sul web, ecco, dal web a teatro e dal web anche TV, quindi è stata una grande evoluzione, grande soddisfazione. Siamo dal primo classificato con 4.285 voti, Marco Calcagno, secondo classificato con 3.238 voti, Giuseppe Ninno, terzo classificato con 2.982 voti, Maria Esposito, quarto classificato con 2.662 voti, Maurizio Di Girolamo. Quinti, con 1.857 voti, Giuseppe e Fernando Chessari. Sesto classificato con 1.657 voti, Nicolò D'Angelo. Settimi classificati con 1.369 voti, Simone Guitto e Beatrice De Santis. Dico solo che Simone Guitto era con noi anche l'anno scorso, è stato tra i finalisti. Esatto. Ottavi, anche qui un gruppo, classificati, con 1.360 voti, Valerio Vecchi e Annalita Martins Marigno Mendes. Al numero 9 abbiamo, con 1.280 voti, William Volpicella e Valentina Gadaleta. Al decimo posto con 1.235 voti, Francesco Fasolino. Undicesimo, 1.183 voti, Alessandro Costadura. Al dodicesimo abbiamo con 1.058 voti, Vito Luca Pascucci. Tredicesimo con 1.021 voti, Carmine Bassolillo. Al quattordicesimo, 1.006 voti, Luca Bruno. Quindicesimi con 977 voti, Filippo Di Carlo e Marco Passarello. Aggiungo solo che Marco Passarello era stato un finalista sul palco dell'Ariston anche lo scorso anno. Vero. E sedicesima classificata con 966 voti, Veronica Maria Genovese. No, sono in ordine alfabetico, non c'è nessun numero, nessuna classifica, sono scelti proprio in base ai nostri gusti e sono stati scelti, individuati questi nomi. Lorenzo Calvani, Luca Cristiani, Matteo Del Campo, poi un duo, Alessia Di Fusco e Marco Giardina, Bernardino Iacovone,
un altro duo, Hermes e Titina, Nicola Radogna e infine Luisanna Vespa.